Ritorno a Catania, una scelta prima di tutto di cuore, una scelta Mi dici più sicuramente dettata alto, anche dalla voglia di dare il tuo contributo alla risalita di una squadra a cui sei rimasto legato, di una città soprattutto a cui sei rimasto legato. sì, hai detto bene, è stata una scelta di cuore, una scelta abbastanza semplice, sembrerebbe, però pensata bene perché è una città e una squadra che in questo momento ha bisogno. Come ho detto prima, ho ricevuto tanto dal Catania società, Catania città, e quindi in questo momento di difficoltà mi sento di dare un mio piccolo contributo e cercare insieme a tutti di ripartire. Com'è arrivata la chiamata di Romone? Può raccontarci? Ripeto, è stata un po' sorpresa, nel senso anche la risposta, ho risposto semplicemente pensando fosse un saluto. Invece appena mi ha detto questa notizia è stata una sorpresa, una bella sorpresa, perché comunque lui, anche per i tifosi del Catania, ha dato veramente tanto a questa città, così come il presidente, insomma, tutta la gente che passava di qua. Quindi era forse in questo momento una delle opzioni più importanti per risalire, e quindi mi ha fatto veramente piacere e adesso sono felice di essere qui e più carico forse di prima di far bene per questa squadra. Marco, hai motivazioni praticamente identiche a quelle di 10 anni fa? Oppure c'è qualcosa di diverso, di più maturo? No, come dicevo prima, sono passati 10 anni, però la voglia è la stessa, la voglia di far bene, perché comunque sono un piccolo sognatore, tra virgolette, quindi anche se a 32 anni sono qua, ho tanta voglia di far bene e di crescere ancora insieme a questa società. Il gruppo, hai detto prima, è fondamentale per raggiungere obiettivi importanti. Catania ha questi obiettivi importanti, allora tu cosa darai a questo gruppo? Intanto le darò i 5 appena ci vediamo, perché tanti, tanti non li conosco, so che sono buonissimi giocatori, quindi sono contento anche di questo. È un campionato difficile, lo sapete bene, l'avete visto anche l'anno scorso, quindi sarà molto difficile, però diciamo, il direttore sta facendo una buona squadra, e anche se come ho detto prima, il gruppo forse è la cosa più importante da fare, cercheremo di dar battaglia, di lottare come giusto che sia, in prima persona per tutti i ragazzi, insomma, che vogliono fare strada e che devono aver voglia e fame di crescere, di migliorarsi e anche naturalmente per tutta la città intera. Sei uno degli eroi che nel 2007 salvò il Catania sul neutro di Bologna. Cosa ti ricordi di quella partita? Cosa ti porti dietro, soprattutto di quei mesi difficili in cui veramente per il Catania, contro il Catania sembrava remare tutto? Sì, è vero. Sono stati mesi difficili in cui credo per ogni giocatore è stato importante, anzi ha fatto crescere un po' più come giocatore, come persone, come uomini. Comunque partire ogni settimana, andare a giocare fuori senza il pubblico, alla fine è stata in questi anni, ma era quel momento la vera forza anche di quella squadra che era in grandi posizioni. E quindi ripeto, è stato anni difficili, ma quel giorno è stata veramente un'emozione indescrivibile, il ritorno anche a Catania, a Massa Annunziata, con tutta la gente, insomma, fa vedere che la città ama veramente questa maglia, come dice il direttore, forse anche più di Sant'Agata, e quindi non merita naturalmente una piazza così, la Serie C, con tutti questi spettatori, tutta questa voglia e partecipazione da parte della città. Quindi ci auguriamo il prima possibile naturalmente di risalire. Ripeto, è un anno particolare, sarà un anno spero bello, ma il campionato è difficile, quindi noi sicuramente ce la metteremo tutta per tornare il prima possibile in Serie B, e naturalmente spero da quest'anno. Play basso o mezzala? Il mister, appena lo vedrete, farete questa domanda. Io negli ultimi anni ho accantonato un po' il play basso, però meno male, anche quando ero qua con Mihailovic l'ho fatto spesso, e insomma anche le mezzale mi hanno fatto sia a destra che a sinistra, quindi per me è uguale, nel senso, poi vedremo. Senti, quanto pesa questa fascia da capitano anche in Lega Pro? No, il peso, ripeto, non c'è, perché comunque per me è un piacere portare, lo dicevo agli anni in Serie A, quindi per me lo è anche in Serie C portare la fascia al braccio, insomma, andando in trasferta, una città intera, insomma. E ripeto, come diceva anche il direttore, non è importantissimo
essere capitano o no, l'importante è che veramente io in prima persona e tutta la squadra riesca a dare sempre tutto per questa società. Grazie.